Allora, sono le 9 di mattina. Io mi sono alzata mezz'oretta fa. Ho sistemato un po' qua in cucina e in sala i giochi di Fede. Adesso sto prendendo il mio caffè. Dopo mi vado a vestire. Vado a svegliare Fede perché alle 10 mia nonna deve essere dall'estetista. Quindi mi devo anche sbrigare perché Fede comunque deve fare colazione, devo vestirlo, devo cambiare, devo fare tutto, quindi ci vuole un po'. E infatti si è svegliato. Buongiorno. Cos'hai perso? E dov'è? È qua. Vuoi fare ancora una ninna? Eh? Ma dobbiamo andare via, amore. Andiamo via. Da nonno Mauro? Ci vuoi andare? Ciao a tutti! Allora, sono in macchina, come sempre, io faccio sempre i vlog in macchina, sembra che abito in macchina. Sto andando da mia madre a lavorare un attimo, poi vado a casa a registrare il video, quello del paccone che avete visto ieri. Fede l'ho lasciato da mia nonna, oggi sta con lei e tra un po' vado a lavorare. Si muore di caldo. Prima avevo questo qua di mia nonna, tipo in una fascia, ma io l'ho fatta da elastico, mi sono fatta la coda perché si crepa. Adesso sono arrivata già da mia madre, perché da mia nonna a mia madre ci sono 3 passi, ma io ovviamente ho la macchina, quindi la macchina la devo portare con me. E vado un attimo dentro, faccio due o tre cose e poi vado a casa. Ok, video della borsa fatto. Adesso sono le 3:15, scappo al lavoro e noi ci vediamo stasera. Non so se rimaniamo da mia nonna a mangiare perché Lorenzo penso che lo vada a prendere un po' prima delle 7:30, quindi non lo so. Io ho messo anche un po' a posto qua perché c'avevo lo scatolone della borsa e delle cose in giro. Mi devo ricordare l'acqua da portare a lavorare perché io me la scordo sempre. Mi sono fatta una doccia veloce perché qua c'è l'aria condizionata, ma comunque quando giri video, fai scanche, ribrighi, metti a posto, ti viene caldo. Quindi mi sono fatta una doccia e adesso al lavoro. Buonasera. Allora, sono appena uscita dal lavoro, adesso vado a prendere Lorenzo perché, come vi avevo detto, andiamo a mangiare da mia nonna. In verità Lorenzo è andato a prendere Fede alle 5:30, ma mia nonna aveva già preparato la cena per la sera, quindi siamo a mangiare da lei. Adesso vado a prendere Fede e Lorenzo a casa perché poi Lorenzo ha fatto la doccia a Fede perché oggi ha corso un sacco con mio nonno ed era spolto. Adesso mi vedete scura, ma è così. E quindi l'ha portato a casa per fargli anche una doccia. Stasera dalla nonna so già il menù, si mangia cotolette e insalata. Stasera voglio mettere il video della borsa, quindi voi in teoria lo vedrete, cioè quando voi vedete questo vlog qua, a luna uscirà il mio video della borsa di Valentina, quindi lo devo editare stasera. Devo editare un sacco di video per Fede, quindi io ho sempre la giornata piena di video da editare. Poi volevo fare anche il video dei miei occhiali. Sapete che tempo fa vi ho detto se volevate un video dei miei occhiali, ne ho un sacco strani, e insomma volevo fare anche quel video lì e il video della Biolisse, perché come vi ho anticipato oggi ho un po' di prodottini carini da farvi vedere della Biolisse che hanno fatto nuovi. Oggi ha picchiato veramente
tantissimo il sole, più di altri giorni. Fortunatamente io sono lavoro in un negozio, quindi c'è l'aria condizionata, ma appena esci sono da spazzare, c'è un caldo che si soffoca. Da mia nonna non c'è neanche l'aria, non accendono neanche il ventilatore, quindi si crepa. Fortunatamente diciamo appena appena un po' di freschino in sala c'è, perché sono case vecchissime, quindi sono fresche per, già per loro, però insomma un po' di ventilatore ogni tanto non farebbe male, va bene. E niente, sono arrivata da mia nonna, noi ci vediamo con le cotolette. Vi faccio vedere le cotolette di mia nonna e stasera per i saluti. A dopo. Buonasera. Allora, siamo a casa, non vi ho fatto vedere le cotolette perché insomma non sono riuscita, ci siamo messi a chiacchierare, quindi non ho fatto vedere niente. Siamo a casa e adesso mi vado a fare una bella doccia fresca perché c'è caldissimo. Fede, vi faccio vedere Fede. Fede è crollato. Guardate. Dopo la doccia è crollato. Non ha neanche mangiato, ha dormito. Lorenzo l'ha preso in braccio, l'ha portato giù, ha continuato a dormire. Siamo arrivati da mia nonna, l'ha messo giù, ha continuato a dormire. L'abbiamo preso da mia nonna e l'abbiamo messo giù e continua a dormire perché è cotto. Ha corso tutto il giorno, ha... Poi ovviamente è venuto a casa, ha fatto la doccia, ha giocato anche dentro la doccia e quindi si è stancato. Adesso io volevo, siccome Lorenzo forse si mette un po' a giocare, Fede dorme, volevo fare il video dei miei occhiali e quello della Biolis, se riesco. E niente, adesso mi vado a fare una bella doccia e poi ci vediamo più tardi per la buonanotte. Buonasera, allora doccia fatta. Struccata, sono a letto, pigiama messo, guardate Fede com'è, c'è praticamente dall'altra parte del letto, si è girato adesso così. Vabbè, adesso lo metto a posto perché poverino sarà scomodissimo. E niente, adesso vado a leggere un pochino, non penso, sono le 10:40, quindi non penso di andare a letto tanto tardi, a parte che domani mi devo alzare perché devo andare via con mia suocera, quindi abbiamo delle cose da fare. Andiamo al Tigotà e voglio guardare due o tre cose al Tigotà, se trovo dei prodotti per il mare, più che altro per Fede, protezione e quant'altro. Voglio mettermi avanti perché non voglio ridurmi all'ultimo momento a comprare tutta la roba, quindi domani inizierò già a guardare qualcosa e quindi a letto presto. Non voglio alzarmi tardi perché capisco che le giornate, se ti alzi tardi, se dormi tardi, sono veramente corte, non riesco a fare niente, non riesco ad andare a fare la spesa, non riesco ad andare a Tigotà, non riesco a fare niente. Quindi mi sono messa in testa di andare almeno a letto alla mezza, in modo che per le 8, 8 e un quarto, 8 e mezza sono sveglia e riesco a fare tutto. Comunque vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani. Ciao.